a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo mio nuovo video su YouTube. Oggi sono qui per parlarvi dell'HomePod Mini che vedete qui. Infatti ho avuto modo di provarlo più o meno una settimana e qualche giorno e sono qui per parlarvene e per dirvi se vale la pena effettivamente acquistarlo. Quindi partendo dal design, è bellissimo ragazzi, è veramente molto molto bello, è bello solido, cioè lo sentite in mano che non si rompe, diciamo. È fatto tutta quanta in stoffa e la stoffa è la stessa che avete nella handband delle AirPods Max, quindi se non l'avete mai provata, diciamo, ecco, se avete provato le band delle AirPods Max è lo stesso materiale, solamente che ovviamente avrà più strati. Io l'ho preso arancione ed è veramente molto bello, è un arancione molto molto intenso, quindi se non avete, ecco, niente con cui abbinarlo, non prendetelo perché vi piace l'arancione, cioè nel senso potete prenderlo, però ecco, sappiate che spiccherà molto. Se invece volete dei colori più neutri, Apple ha in line up anche il bianco, il nero e anche il blu, che non è così tanto sgargiante. Oltre però all'arancione abbiamo anche il giallo, che l'ho visto dal vivo ed è molto molto bello, probabilmente il prossimo che prenderò lo prenderò giallo. Ma posso dirvi comunque sull'arancione che è molto bello, io l'ho preso arancione perché è quello che secondo me si abbinava meglio al mio iMac verde. Per quanto riguarda il sopra, sul display, abbiamo un display che è in plastica, non è in vetro al contrario di quello che pensano molti, ma non si nota, devo dire, la differenza, e anzi, quindi va bene, tanto comunque dovrete toccarlo, sì, è comunque una superficie touch, quindi abbiamo comunque il pulsante per abbassare e diminuire il volume e in più possiamo stoppare o far ripartire il brano, il podcast, quello che stavamo ascoltando. Quindi anche se non è di vetro non si nota che è di plastica e può andare bene così, soprattutto se questo ha permesso di abbassare molto il costo. Questo qui però è anche un piccolo display, perché infatti abbiamo una sorta di aurea quando lo attiviamo, un'aurea che Apple secondo molti ha aggiunto per far dare un senso di vivo a questo HomePod Mini, che dentro è come se ci fosse racchiusa l'anima di Siri, che ogni volta che la richiamate si attiva. Questo display si illumina tutto, al contrario dell'HomePod grande, che in realtà si illuminava una piccola parte. C'è da dire che questo qui è molto più piccolo, sia proprio come dispositivo in sé per sé, ma sia anche come display, quindi ci può stare, però diciamo forse esteticamente è più carino perché vedrete illuminarsi tutto e non un piccolo cerchio in mezzo. Abbiamo poi il laccetto qui, il cavo, come lo volete chiamare, che è intrecciato dello stesso colore dell'HomePod, anche se il mio è arancione e questo più un rosato. Però diciamo in genere i cavetti Apple li fa più sbiaditi, però è molto molto carino e questo aiuta a far diciamo rendere più premium questo oggetto, e finirà in USB-C che dovete collegare a lui, al brick da 20 watt di Apple, che stranamente è incluso in confezione, quindi non dovrete comprare nessun altro tipo di brick, ecco, da parete. Basterà che collegherete questo e starete a posto. Oltretutto, se c'è avete uno, questo potrete usarlo anche per l'iPhone, anche per l'iPad, è lo stesso identico che trovate sul sito Apple. E sotto abbiamo la base in gomma con l'unico logo Apple presente in questo HomePod Mini, loghetto che è molto molto carino ma non lo vedrete perché ovviamente è al di sotto, con ovviamente sempre base arancione, bianca, blu, quello dell'HomePod che prenderete. Bene, quindi esteticamente molto molto carino, e rispetto a un Google Home, un Nest Mini o a un Alexa Echo, questo dà un senso molto più di premium, ma perché? Perché banalmente costa di più, però solo dell'Alexa. Rispetto al Google Mini invece costa uguale, costa 99 euro sul sito Apple o 99 dollari dagli Stati Uniti, quindi non abbiamo chissà quale aumento qui in Italia, stranamente. E devo dire che se lo dobbiamo confrontare, forse il confronto più sensato è quello con il Google Home Mini. Io ho avuto il Google Home Mini, anzi ce l'ho da qualche parte, ma l'ho dismesso perché poi ho avuto Alexa, e anzi ancora è collegata Alexa. E rispetto al Google Home Mini, sicuramente anche banalmente nel suono, di cui però vi parlerò maggiormente dopo, è nettamente migliore sia in qualità ma sia anche in aspetto, secondo me, anche se il Google Nest Mini è comunque più bello degli Echo Dot. Lui ha nettamente quella marcia in più, sarà i colori, sarà la magia di Apple, sarà il display che diciamo dà proprio quel senso di vivo, quasi che dentro ci sia qualcosa effettivamente, e non è un mero oggetto tecnologico messo lì sulla scrivania tanto per. Lui può diventare benissimo un oggetto di arredo, soprattutto se lo comprate bianco
bianco, nero, blu, che si abbina, diciamo, maggiormente a tante altre cose. Magari se lo prendete arancione, su alcune cose potrà stonare. Quindi ecco, da questo punto di vista esteticamente per me non c'è storia. Ora però vorrei parlarvi più che altro del perché ho messo questo titolo che state vedendo, ovvero del perché non ve lo consiglio. Il problema, ovviamente, ragazzi, è Siri, che è veramente, penso, il peggior assistente vocale per ora in commercio, ovviamente tra quelli che hanno uno smart speaker, quindi tra Google, tra Alexa e tra Siri, quindi quello Bixby, che in realtà c'è uno degli smart speaker di Samsung, ma non sono così tanti diffusi, quindi non ve ne parlo, ecco, anche perché non l'ho mai provato, mentre questi tre li ho potuti provare ed ho dispositivi qui in casa mia. Io principalmente uso Alexa. Perché uso Alexa? Perché uno è quella che secondo me dà le risposte, ma anche Google in realtà dà delle risposte più soddisfacenti, a Siri al contrario dà delle risposte molto molto secche e molto ripetitive. Su questo punto di vista Alexa e Google sono molto più avanti, ma poi per un semplice altro motivo, ovvero che la smart home di Apple, quindi con HomeKit, costa veramente troppo di più rispetto a quelle compatibili con Google e Alexa. Quindi se vi volete fare una casa completamente domotica con HomeKit dovrete spendere veramente tanto. Perché? Perché i protocolli di Apple costano molto di più e oggettivamente Apple impone dei controlli su questi dispositivi, quindi devono essere dispositivi funzionanti al 100% e che con degli standard qualitativi molto molto alti, cosa che non dico che non ha Alexa e Google, ma molto meno, o comunque diciamo si fanno pagare meno la loro integrazione, diciamolo così. Quindi questo è un grande limite, perciò se dovete spendere tanti soldi sia nel comprare comunque un HomePod mini che costa 99 euro, e con uno se volete fare una casa domotica non ci fate tanto oggettivamente, e in più se effettivamente i dispositivi, lampadine, serrature smart, termostati costano tantissimo, beh allora lì inizia ad essere un po' complicata la cosa. Mentre per esempio con Alexa un Echo Dot anche di scorsa generazione ormai si trovano sui 20 euro, e oggettivamente con il prezzo dell'HomePod mini potete riempirvi quasi casa con Echo Dot. Quindi questo qui diciamo è già una grossa fetta del motivo per cui non vi consiglio l'HomePod mini, per la non intelligenza di Siri e per i costi alti sia di dello stesso HomePod sia dei dispositivi per HomeKit. E poi c'è sicuramente un fattore di servizi, perché se non avete Apple Music e usate Spotify, una gran fetta di funzioni di questo HomePod non le potrete sfruttare. Io l'ho preso perché comunque ho un iMac, ho Apple Music, ho tutti i servizi Apple, e quindi diciamo mi può aiutare a completare l'ecosistema. Sicuramente non avessi avuto Apple Music non l'avrei preso. E qua credo che ho già tolto una gran parte di utenti, perché conosco tantissimi che oggettivamente hanno tanti prodotti Apple in casa, ma avendo Spotify da anni e anni e anni non hanno mai fatto il passo ad Apple Music, e quindi qui lasciatelo proprio perdere. Per quanto riguarda però il suono, ci tengo a parlarvene, perché per quanto sia un dispositivo oggettivamente minuscolo e veramente piccolo, ha dei bassi che Alexa e Google Home si sognano, ovviamente sempre nel range dei 99 euro. Perché sì, il suono di questo HomePod è spettacolare, non ha dei veri e propri subwoofer, comunque della componentistica che permetta dei bassi profondissimi, ma riesce a sfruttare il, diciamo, tutto il suono che si espande a 360 gradi per l'HomePod, e riesce a sfruttare il fatto che il suono sbatta sulle superfici in cui è appoggiato. Questo aiuta tantissimo il suono e i bassi sono veramente molto profondi. Il suono è cristallino in tutte quante le opzioni di volume alto, quindi sia se lo mettete altissimo, sia se lo mettete altissimo, sia se lo mettete bassissimo, l'HomePod suonerà benissimo. Da questo punto di vista batte a mani basse tutti quanti gli altri competitors, che può essere il Nest Mini o l'Echo Dot. Quindi ragazzi, questa qui era la mia chiacchierata su questo HomePod. Parole povere, non lo comprate, compratelo solo se avete scimmia e se volete completare il vostro sistema Apple, diciamo. Ha tante piccole funzioni che vi ho parlato nell'unveil unboxing, vi invito ad andarlo a vedere, come per esempio quello quando sentiamo una musica vogliamo passarla direttamente ad un pod, basterà avvicinare l'iPhone per passarla.
questa è una grande funzione che sicuramente ho usato, oppure il fatto che possiamo usarlo in stereo con un altro pod, oppure in stereo con lo stesso iMac o Mac che avete in casa. Anche qui tanta roba, però non sono cose che secondo me diciamo fanno convenire l'acquisto di questo HomePod, perché vi ripeto costa comunque 99€ e sarà difficile trovarlo a meno nel corso dei mesi, perché tra l'altro neanche viene venduto su Amazon e Apple, lo sappiamo, non abbassa mai i prezzi, quindi probabilmente si troverà sempre sui 99€ sul sito Apple, oppure dovrete andare su Trony, MediaWorld, questi posti qua, e può darsi che prima o poi si troverà a un prezzo minore. Quindi ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questo HomePod, se l'avete preso, se non l'avete preso, se avete pensato di prenderlo, oppure se l'avete veramente lasciato andare così. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!